Passiamo a un altro tipo di turismo, turismo che in realtà anche tra le giovani generazioni è forse uno dei delle tipologie di turismo anche preferito, perché ovviamente va a sposare quello che noi abbiamo raccontato spesso, cioè quell'attenzione anche all'ambiente, a una mobilità più sostenibile, quindi più green, e stiamo parlando del cicloturismo. E ne parliamo con chi, Silvia? Ne parliamo con Laura Russo, alla quale diamo il benvenuto. Ciao Laura. Ciao ragazze, grazie per il collegamento. Ciao. Grazie a te. E appunto parleremo di cicloturismo con lei, che è tra l'altro la vicepresidente di FIAB. Di FIAB Ciclobi Milano. Ciclobi Milano. Esatto, di FIAB Milano, esatto. Sono la vicepresidente dell'associazione appunto della città nella quale vivo, esatto. Laura, cosa ci puoi dire del cicloturismo? È vero che c'è sempre magari più, è sempre un tipo di turismo sempre più apprezzato anche dagli italiani stessi? Assolutamente sì, il cicloturismo negli ultimi anni ha avuto una grande crescita, una crescita esponenziale. Pensate che nel 2024 ancora deve terminare, siamo stati 56 milioni di cicloturisti che hanno visitato il nostro paese, che abbiamo visitato il nostro paese in bicicletta. Ovviamente io di questo, a nome dell'associazione, sono molto contenta, perché è da anni che noi stiamo promuovendo l'uso della bicicletta, non solo come mobilità urbana, quindi all'interno della città, ma anche come scoperta del mondo. Quindi fortunatamente dopo il periodo della pandemia sembra che ci sia stato un boom di appassionati di bicicletta. Molte mete in passato non molto visitate, ad esempio sentivo che parlavate dei borghi o comunque dell'entroterra italiano, sono stati riscoperti grazie all'attività del cicloturismo. Quindi questa è un'ottima notizia. E qual è l'identikit del cicloturista medio? Allora, il cicloturista medio è sicuramente una persona curiosa. È una persona curiosa e che ama le sfide. E quindi vive dell'emozione di scoprire il mondo sulla propria bicicletta e di assaporare con i giusti tempi tutto ciò che scopre. Il cicloturista è colui che vuole vivere appieno il viaggio, non gli interessa semplicemente la meta, ma è colui che vuole fermarsi per guardare un panorama, per conoscere le persone del posto, per scoprire i più piccoli e nascosti luoghi del nostro territorio o comunque anche dell'estero, e che a fine giornata, nonostante magari delle faticose salite, si addormenta orgoglioso di quello che è riuscito a fare. E devo dire che questa è una passione comunque trasversale per quanto riguarda l'età. Ci sono appassionati di tutte le età. Ci sono le famiglie che portano i bambini, ci sono sicuramente i ragazzi più giovani, e poi ci sono anche le persone sui 50, 60 anni, 70, quindi è davvero trasversale, e questo è anche uno degli aspetti bellissimi di questa passione, di questo nuovo modo di esplorare il mondo. Nuovo per chi lo scopre, chi lo ha scoperto da poco, e cioè riuscire a entrare anche in empatia con persone che normalmente sono lontane da noi e che però ci ritroviamo a fianco su una salita, su una discesa, in un bike hotel che quindi conosciamo e frequentiamo. Quindi sicuramente persone curiose e che amano andare oltre i propri limiti. Sì. Diciamo che questo tipo di turismo può essere un'alternativa a quello, si parla tanto del turismo mordi e fuggi, soprattutto, sai, nelle città, pensiamo, non lo so, a Venezia in primis, tant'è vero che sono stati presi anche dei provvedimenti per cercare di arginare questo che è stato visto chiaramente come un problema. Il cicloturismo invece
quale valore aggiunto apporta anche nei posti dove voi andate? Ok, allora, come dicevo già prima, noi promuoviamo l'uso della bicicletta per la scoperta del mondo, perché pedalando riscopriamo anche un valore antropologico del viaggio e peraltro pedalando riusciamo a riscoprire anche i piccoli borghi, appunto come dicevo prima anche l'entroterra, c'è una lentezza diversa, ma lentezza nel senso più positivo, no? Che possiamo immaginare, che ci permette di entrare in contatto con tutti i più piccoli aspetti dei territori che attraversiamo. E noi come associazione, come FIAB, cioè Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, è da anni che promuoviamo appunto il cicloturismo. Lo facciamo con gite di un giorno che possono essere adatte a tutti, quindi pochi chilometri in pianura, qualche weekend e addirittura con i bici viaggi. Noi facciamo i bici viaggi all'estero. Ad esempio, se posso ecco, dirvi, tra pochi giorni, sabato, io parto come guida assieme ad un'altra persona, Michele, per un viaggio all'estero in Ungheria e noi attraverseremo l'Ungheria da nord-est, dal lago Tibisco fino al lago Balaton, che è a sud-ovest dell'Ungheria. Però appunto non sarà un viaggio veloce, fatto di tappe, ma di attraversamenti. Quindi ci fermeremo ad ammirare proprio la pianura ungherese, passeremo per quei piccoli, piccolissimi villaggi che in realtà con un'automobile o con un treno non neanche percepiremmo nel nostro viaggio. Quindi questo è assolutamente il valore aggiunto di un viaggio in bicicletta. Tu l'hai mai fatto, Silvia? No, viaggio in bicicletta. Neanch'io. Allora, fatto classici percorsi, magari quelle ciclabili, riva al lago. All'interno, cioè comunque in una città. Sì, fatto, quindi però proprio prendere in bici... e partire no. Lo faresti? Farlo lo farei, sì. Però non l'ho ancora mai fatto, quindi ma vediamo. C'è sempre una prima volta. C'è sempre una prima volta. Venga. C'è sempre una prima volta e Alessandra e Silvia, a questo punto io vi invito ai nostri prossimi viaggi in bicicletta, perché comunque, ecco, per chi ama usare la bicicletta ma magari non ha mai avuto, come dire, l'ardire di intraprendere un viaggio da soli, perché non tutti, ecco, pensano di poter affrontare ore e ore in bicicletta oppure dei piccoli disguidi tecnici o la pioggia. In quei casi si può optare per un viaggio con gli amici oppure un viaggio appunto di questi organizzati, ad esempio dalla nostra federazione, perché noi assicuriamo un percorso appunto guidato da noi guide, da noi siamo soci della federazione che però hanno il piacere di condividere un percorso già fatto, studiato, analizzato e in compagnia sicuramente la pedalata può risultare anche più facile per chi ha le prime armi, perché poi in compagnia o meno è sempre bello pedalare. Quindi io vi aspetto per i nostri prossimi viaggi. Bene. E c'è una grande differenza tra quello che è il cicloturismo in Italia e quello che è il cicloturismo in Europa, per esempio, e come viene vissuto? Beh, sì, fondamentalmente credo che ci sia una differenza sostanziale tra magari l'Italia e i paesi più a nord del nostro continente. Sicuramente la ciclabilità nei paesi del nord Europa è più sviluppata e ormai è qualcosa di proprio nella popolazione. Da pochi giorni, in verità proprio da ieri, sono rientrata da un viaggio a Copenaghen in Danimarca. Ho colto l'occasione per visitare il luogo in bicicletta e ho visto tantissimi cicloviaggiatori, ma quello che mi ha colpito è aver visto persone, anche gruppi di persone molto giovani e anche famiglie.
Probabilmente c'è una differenza legata anche alla percezione delle difficoltà. Noi facciamo ancora un po' fatica, fin quando non iniziamo a pedalare e non ci abituiamo, a pensare di poter affrontare alcune criticità come quelle che riguardano il meteo. Io mi sento sempre dire: e se poi piove? E se poi fa freddo? Se piove metto l'abbigliamento adatto, no? C'è l'abbigliamento adatto. E se poi è buio, metto le luci, che peraltro sono una sana abitudine, no? Rendersi visibile l'automobile è sempre importante. E quindi questi aspetti sicuramente nei paesi del Nord Europa sono stati già sdoganati, probabilmente anche perché loro quotidianamente utilizzano la bicicletta per gli spostamenti, affrontando ogni giorno la pioggia, il freddo, e sono ben equipaggiati, perché in verità non c'è mai un brutto tempo ma un cattivo modo di vestirsi. Oggi veramente esiste di tutto affinché un viaggio in bicicletta possa essere affrontato nel migliore dei modi. Bisogna soltanto trovare l'equipaggiamento più adatto a quello che ci aspetta, ecco, al caldo torrido oppure al freddo e alla pioggia. Infatti proprio per questo ci puoi dare qualche consiglio comunque per chi si appresta magari le prime volte a fare un viaggio di questo tipo? Cosa ci deve essere proprio nello zaino che magari uno porta mentre pedala? Ok, allora sicuramente dirò una banalità, ma dobbiamo essere leggeri. Più siamo leggeri e meglio è, più facilmente pedaliamo. E io stessa poi l'ho imparato con l'esperienza, quindi man mano, cioè il contenuto delle mie sacche da viaggio che me monto sulle bici è divenuto sempre più leggero, perché ogni chilo in più è fatica in più su una salita, su un lungo percorso. Quindi imparare ad essere molto leggeri, e questo è anche molto educativo secondo me, perché ci insegna veramente a vivere in maniera essenziale. E quindi una volta deciso cosa portare, bisogna selezionare e togliere qualcosa. Sicuramente ci vuole una bici che sia stata controllata, che quindi sia sicura dal punto di vista delle parti meccaniche, che sia funzionante, quindi vanno controllati i raggi, le gomme, i freni. Il casco non è obbligatorio, ma ovviamente è altamente consigliabile, quindi bisogna portarlo, soprattutto in quei paesi dove non è possibile pedalare sempre in percorsi protetti. Io in Danimarca ho pedalato alle volte anche per 60 km senza mai condividere il mio percorso con le automobili. Questa cosa purtroppo in Italia non capita, quindi casco, un gilet che ci possa rendere visibili qualora dovessimo pedalare anche di notte. Le luci non devono mai mancare, e poi abbigliamento tecnico che è leggerissimo, in caso di pioggia si asciuga velocemente, traspirante, e il tutto da mettere in due sacche impermeabili. E pochi ricambi, perché in realtà, come dicevo, chi viaggia in bicicletta impara velocemente che il peso non ci è amico, e quindi veramente un ricambio da lavare in qualche ostello, in qualche casa di amici che ci ospitano, in qualche warm shower. E poi ovviamente tutto ciò che riguarda l'occorrente in caso di foratura, ecco, quei piccoli accorgimenti che servono in caso di foratura qualora dovessimo essere soli e magari lontani da una città. Proprio legato, ovviamente, tu hai detto, cioè nel momento in cui magari si parte per la prima volta tutte queste cose non si sanno, a meno che uno non dica: aspetta che mi vado ad informare prima. Tu quando sei partita la prima volta sapevi tutte queste cose oppure hai avuto delle brutte esperienze? Allora, devo dire che brutte esperienze io non ne ho avuto, perché
Comunque i miei primi viaggi li ho fatti con FIAB, mm-hmm. quindi sono stata guidata e ho ricevuto importanti suggerimenti da coloro che prima di me facevano, svolgevano il ruolo di guide o comunque di, insomma, di accompagnatori in bicicletta, di soci come me che appunto condividevano questa passione. Quindi diciamo che mi è sempre, mi hanno detto fin dall'inizio: mi raccomando, controlla la bici, portalo corrente qualora dovessi forare, è sì leggera, però devo dire che sull'abbigliamento anche io la prima volta ho sbagliato, perché ho detto leggera sì, però se poi piove il cambio, se poi fa caldo il cambio, e poi se poi fa caldo al mare e il costume e il telo e la crema e le scarpe per la sera, è una cosa diversa per appunto la cena dopo che abbiamo fatto la doccia dopo 100 km. La prima volta i miei bagagli erano un po' pesanti. Ma il primo giorno abbiamo pedalato in pianura e quindi tutto sommato non l'ho valutata questa cosa. Poi il secondo giorno ho fatto una bella e lunga salita e lì avrei voluto lasciare le borse da parte, sì. Ah, ecco, una cosa che non deve mai mancare, mi è proprio venuto in mente in merito a questa, a quel famoso giorno, è avere sempre dietro qualche barretta energetica o un po' di frutta secca, perché veramente quando arriva il calo di energia e siamo lontani da casa o comunque dall'hotel, è difficile proseguire. Quindi non ridursi mai al momento in cui non ce la facciamo più, ma avere sempre qualcosa a portata di mano, sempre una borraccia piena d'acqua, perché non sempre troviamo percorsi con le fontanelle. Ecco, quello è veramente importante, assolutamente. Questi consigli utili, sì, noi li prendiamo appunti. E invece quali sono gli itinerari più gettonati per il cicloturismo? Ma allora, gli itinerari sono veramente i più vari. Ad esempio nella nostra penisola sicuramente molti che provano a intraprendere un viaggio da soli percorrono una parte della Francigena e arrivano fino a Roma. Questo è uno dei percorsi che molte persone appunto decidono di fare. Oppure altri percorsi, prima sentivo parlare delle regioni del sud, altri percorsi che in questi ultimi anni diciamo sono diventati noti sono la Sicily Divide, quindi l'attraversamento della Sicilia nell'entroterra, in maniera tale da riscoprire piccoli borghi che vivono la grande difficoltà dello spopolamento, o anche la ciclovia dell'entroterra della Sicilia, proprio per questo. Ah, ecco. Scusa, ti ho interrotto, però proprio per quello dicevo i piccoli borghi, effettivamente lì ci sono dei posti che sono rimasti belli intatti, e riscoprirli sicuramente è bello, e proprio per quello dicevo, magari sono quei posti che per esempio quando vai in Sicilia non vai a vedere, perché sono nell'entroterra, quindi non sono sul mare, e invece ci sono dei posti veramente belli. Esatto, Alessandra. Diciamo che la promozione di questi percorsi ciclabili, che spesso non volutamente non passano dalla costa, ma dall'entroterra, hanno questo obiettivo, perché noi non promuoviamo l'uso della bici fino a se stessa, c'è sempre un obiettivo più alto, ce ne sono tanti. Tra questi sicuramente sostenere l'economia locale, sostenere questi paesini che si stanno spopolando e che pure sono bellissimi e ricchi di storia. Ma la verità è che arrivando in aereo in queste regioni o spostandosi con il treno, anche velocemente con le automobili, non vengono visitati, invece in bici ci devi passare perché non puoi saltare. Allora per esempio la Sicily Divide, che appunto taglia da ovest a est o da est a ovest, come si desidera, questa regione, porta alla riscoperta di tanti luoghi
quasi dimenticati dal cicloturismo, dal turismo più diffuso, però che in realtà appunto possono donare tanto. Oppure un altro percorso che sta riscuotendo un grande successo è la ciclovia della Calabria. La ciclovia della Calabria non passa volutamente dal mare, perché le coste del sud Italia comunque le conoscono un po' tutti, ma attraversa i grandi parchi della regione Calabria. È un po' faticosa, non lo nascondo, io l'ho fatta, insomma bisogna faticare un po', però che gran piacere quando arrivi in cima ad un paesino con la sua storia, con le persone che proprio perché non sono abituate a migliaia di turisti, un po' come sta succedendo a Venezia o a Barcellona, sono invece persone molto curiose. Ecco, una delle cose magiche del cicloturismo è percepire, capire come gli altri ti percepiscono sempre come qualcosa di non, qualcuno di non pericoloso. C'è sempre qualcuno che ti si avvicina, sempre. C'è sempre qualcuno che ti chiede da dove sei partita, dove arrivi, ti serve qualcosa, ti posso offrire qualcosa. È veramente magico, cioè il mondo ti si apre. Cosa che a me non capita quando viaggio con altri mezzi. Ecco, quindi questo è un altro percorso che sicuramente in Italia va per la maggiore. E poi ci sono tutti i percorsi che abbiamo qui nel nord Italia e che comunque si possono fare anche velocemente in un weekend. Ci sono le vecchie ferrovie dismesse che abbiamo ad esempio in Lombardia, sulla Val Seriana o la Val Brembana. Sono due percorsi che io faccio tutti gli anni, propongo tutti gli anni per FIAB Milano, li percorriamo in due giorni ed è veramente, sono veramente molto piacevoli. E ancora c'è il percorso in Liguria, ecco, quello sempre su è stato creato su una ex ferrovia ed è proprio sul mare. Ragazze, io vi devo dire, pedalare con il mare di fianco, veramente sul mare, è magico. Arriva oltre Sanremo, sono 30-40 chilometri con delle interruzioni, ci sono diverse in realtà ciclovie che si possono collegare tra loro, quindi voglio dire, ne abbiamo di percorsi. Non ultimo abbiamo anche la ciclovia Aida, che peraltro FIAB promuove e che è lunga circa 930 chilometri. Parte dalla Moncenisio e arriva fino a Trieste, quindi per chi si vuole cimentare in un viaggio più lungo ma all'interno della nostra penisola. Beh, ce ne sono un bel po' di posti. Infatti, parlare senza sosta dei percorsi, ce ne sono veramente di tutti i tipi, per tutti i gusti. Veramente sì. Tanti. Sì. E al di là del cicloturismo, l'Italia si può considerare un paese a prova di ciclista? Allora, l'Italia deve ancora percorrere tanta strada in bicicletta. Sicuramente stiamo facendo dei passi importanti e questo è un bene. Ci vuole però tanto coraggio, ci vuole coraggio soprattutto nelle amministrazioni. E quindi per adesso il nostro paese è un paese, diciamo, amico delle biciclette, ma che potrebbe esserlo di più. Voi sicuramente conoscerete il caso delle Città 30, Città 30 che noi promuoviamo da tantissimi anni, perché riteniamo che una Città 30 possa veramente incentivare l'uso della bicicletta, e incentivando l'uso della bicicletta potremmo migliorare la qualità della vita nelle nostre città, renderle più verdi, più sane, con aria più pulita, con aree dedicate ai cittadini, ai momenti di ritrovo tra i cittadini. Ciclabili ce ne sono, ma sicuramente devono essere tante, devono essere ancora create e collegate tra loro. Quindi diciamo stiamo percorrendo questa strada, ecco.
E anche Milano sta percorrendo questa difficile strada. Speriamo un giorno di avere una città 30, come tante ce ne sono già in Europa. Abbiamo Bologna, abbiamo Olbia, abbiamo Bruxelles, ne abbiamo gli esempi, quindi tutto sommato è sufficiente, come dire, anche imitare, ispirarsi a queste città e poi avere il coraggio di un grande cambiamento. Però proprio riferito a questo, ovviamente tu l'hai detto, cioè sei di Milano, quindi vivi anche Milano come ciclista. Per come è adesso la città, secondo te sarebbe sicura una città 30? Cioè paradossalmente non si potrebbe creare un effetto opposto? Allora, io sì, vivo Milano quotidianamente in bicicletta, io mi sposto praticamente sempre solo in bici. Anche io in realtà provengo da una città del sud, calabrese, Cosenza, però vivo da tanti, tanti anni a Milano, e anche se ero appassionata di bici fin da bambina, devo dire che è qui che sono diventata una ciclista urbana, anche se dire ciclista già crea una categoria tra me e tutti quelli che vanno in bici e gli altri. Io in realtà sono semplicemente una persona che sceglie come mezzo di trasporto la bicicletta, perché è più veloce, più pratica, più sostenibile. Io ci credo fortemente che questa città, Milano, possa migliorare. E Milano sì, potrebbe diventare una città 30, ripeto, ci vuole coraggio, però anche pensando al polverone di questi giorni, le critiche mosse al tema della città 30, io vorrei ricordare che la velocità media della città di Milano per gli spostamenti urbani attualmente in automobile è comunque di 28 km orari, questa è la media. Quello che accade però è che chi è in automobile, quando è il verde che scatta, accelera, quindi raggiungendo velocità ben oltre i 30 km orari, dopodiché si ferma per far passare il pedone, per far passare il ciclista o semplicemente perché c'è il semaforo rosso. La città 30 non farebbe altro che rendere i 30 km orari la norma, in maniera tale che queste accelerazioni, queste accelerate degli automobilisti vengano meno, perché la verità è che sono proprio queste una delle cause maggiori di inquinamento, e comunque spesso e volentieri, quando avvengono degli incidenti e delle persone, dei pedoni o delle persone in bici vengono investite, l'automobilista risponde: io non l'ho visto. E non aver visto una persona che attraversa la strada è legato sicuramente alla velocità. Quindi sì. Guarda Laura, proprio ovviamente, cioè, riguardo a questo è chiaro che la velocità, ovviamente un conto è essere avere un incidente quando si va a 20 km orari, è diverso invece se si va oltre 50, oltre 50 in città non si dovrebbe, però dico, in teoria non si deve, diciamo, però diciamo anche dopo i 30, cioè magari anche i 40, sicuramente l'impatto è diverso. Però io lo vedo da automobilista, perché ovviamente devo fare strada fuori, devo prendere la tangenziale, e mi rendo conto anche per me che sono automobilista che è veramente difficile stare al passo anche di chi ti sta accanto, nel senso ci sono, e in questo caso tu sei l'esempio positivo e non sei ovviamente la sola, e meno male, del ciclista che segue anche le regole e quelli che sono le indicazioni stradali. Spesso capita che si ha poi quell'atteggiamento negativo nei confronti del, chiamiamolo ciclista, tra virgolette, tu l'hai detto ovviamente persona che sceglie un mezzo diverso rispetto alla macchina, sceglie la bicicletta come mezzo per, di trasporto, che però non segue quelle indicazioni, ovviamente mette a repentaglio non solo la propria vita, la propria incolumità, ma mette a rischio anche la persona che magari
è in macchina, nel senso che ovviamente non la vede o passa col rosso, e spesso c'è chi fa magari articoli sui rider che ovviamente devono seguire la corsa, insomma queste cose le sappiamo. Quindi proprio legato a questo, tu non credi che serva un'educazione a questa mobilità sostenibile e quindi non solo uso la bicicletta, basta, no, la devi usare però bene? Esatto, ma assolutamente, sono d'accordo. Guarda, veramente da decenni l'associazione, la federazione FIAB promuove tutta una serie di attività per educare i bambini. Noi lavoriamo molto nelle scuole per educare i bambini ad utilizzare correttamente la bicicletta sulla strada. Facciamo educazione stradale fin dalla tenera età, con dei percorsi, con dei piccoli ostacoli e dei segnali stradali adatti appunto a loro, oppure con delle attività nelle scuole quando sono un po' più grandi, portandoli poi effettivamente con però degli adulti, li portiamo in città insegnando loro quali sono le regole da rispettare, perché sicuramente, così come ci sono degli automobilisti non responsabili, ci sono anche dei ciclisti, delle persone in bici che sbagliano. Tante volte probabilmente proprio perché manca l'educazione non si è neanche consapevoli di sbagliare, però in bicicletta bisogna rispettare delle regole fondamentali. Innanzitutto, per esempio, segnalare i nostri movimenti: mi sto fermando, vado a destra, vado a sinistra. Noi non abbiamo le frecce, ma abbiamo comunque modo di dire alle automobili che sono dietro di noi dove ci stiamo dirigendo, e questo è fondamentale affinché non avvenga un impatto. Sono tre segnali, no? Così semplici, mano su, destra, sinistra, che però possono salvarci la vita e possono anche aiutare un automobilista a non incorrere appunto in questi terribili avvenimenti che sono investire una persona. Poi sicuramente dovremmo renderci visibili, perché noi oggigiorno dovremmo utilizzare sempre delle luci, spesso la notte, la sera, anche quando rientro in tarda notte in bicicletta, vedo che tanti non hanno le luci, e quindi invece dobbiamo renderci visibili il più possibile gli automobilisti. Se siamo fuori città dobbiamo ricordare che dobbiamo avere il gilet, perché comunque va utilizzato nei contesti extraurbani da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba, perché ovviamente in una strada di campagna un automobilista, se io sono vestita di nero su una bici scura, probabilmente non mi vedrà. Quando ci sono le ciclabili dobbiamo utilizzarle, non dobbiamo andare sulla strada. Il casco, ripeto, non è obbligatorio, ma è una buona abitudine utilizzarlo. Controllare sempre che i nostri freni siano a posto, capaci quindi di frenare in tempo qualora fosse necessario, e poi essere sempre, come dire, gentili rispetto agli altri, cercare anche un po' di capire, perché mi rendo conto che oggi sulla strada c'è tanta rabbia, sembrano tutti molto arrabbiati. Guarda, proprio riguardo a questo, in radio avevo ascoltato che è uno dei momenti in cui si è più arrabbiati. Alla guida. Alla guida, sì. Sì. Sì, sì, è vero. Sì, infatti bisogna andare in bicicletta, perché io alle volte, anche se raramente, utilizzo l'automobile. Io ho venduto l'automobile, però raramente usufruisco di alcune automobili, e devo dire che io stessa mi rendo conto di essere più agitata. E invece quando mi sposto in bicicletta, io ogni giorno mi recco al lavoro in bicicletta, arrivo serena. Mi godo il tragitto, cerco di passare dal parco, veramente è un modo diverso per iniziare la giornata, per questo che tutti dovremmo fare bike to work, in tutti dappertutto, ma soprattutto nelle città che in qualche maniera lo consentono, come Milano comunque è una città pianeggiante, Milano è una città illuminata 24 ore su 24, Milano sì, ha delle ciclabili che potrebbero essere migliorate, ma le ha, Milano ha
degli incroci segnalati, tanti altri vanno migliorati, utilizzando appunto le norme che dicevo sono quelle di indicare il nostro, i nostri movimenti e rendendoci visibili possiamo utilizzare la bicicletta. Sotto i 5 chilometri, tra i 3 e i 5 chilometri è davvero inutile prendere un'automobile. Si risparmia tempo, stress, si parcheggia ovunque, anche se dovremmo incentivare in tutta la nostra penisola i parcheggi. Guardate, proprio pochi giorni fa, come vi dicevo, sono stata in Danimarca in bici, ho contato i posti bici di fronte alla stazione centrale di Copenaghen, ne ho contati più di 1000 e credo di non averli contati tutti. Quanti posti bici per le bici private abbiamo di fronte alla nostra stazione centrale? Tu li hai contati quelli o vai così quelli, a occhio? I nostri, guarda, a occhio li non conto. Sono 1000. So solo che ogni volta devo lasciare la bici attaccata così dove capita, quindi... Ecco, quindi sicuramente per migliorare la convivenza di tutti gli utenti della strada, perché io ci tengo veramente tanto a sottolineare questa cosa, non ci sono automobilisti e ciclisti, tutti noi possiamo essere, e pedoni, tutti noi siamo in momenti diversi della giornata e della nostra vita, pedoni, possiamo essere automobilisti e possiamo essere ciclisti. Quindi quello che dobbiamo fare, e noi e le amministrazioni, è ripensare la condivisione dello spazio cittadino in maniera democratica. Tutti dobbiamo avere il diritto di utilizzare nella maniera più corretta questo spazio, che attualmente è dedicato soprattutto alle automobili. Quindi noi ciclisti dobbiamo fare la nostra parte rispettando le regole, appunto non entrando in contrasto con gli automobilisti. Gli automobilisti devono fare molta attenzione, perché devono ricordare che investire una persona a 30 km orari vuol dire... è come se la si facesse cadere dal primo piano. Investirla a 50 km orari vuol dire come farla cadere da un terzo piano. Quindi un automobilista deve essere consapevole, tutti noi dobbiamo essere consapevoli dei rischi, e però ci vuole sicuramente e forse soprattutto la parte, come dire, l'impegno dell'amministrazione, che deve creare le infrastrutture più giuste, quindi aiutare anche gli automobilisti, come dicevi tu Alessandra prima, e mi viene un po' difficile mantenere i 30, però gli auto, come dire, chi progetta le città oggi o le riprogetta deve creare tutta una serie di accorgimenti architettonici che possono indurre l'automobilista a rallentare, quindi delle curve, dei dossi, dei restringimenti che non sono stati fatti, non sono creati per rendere la vita più difficile a chi va in automobile, ma semplicemente per aiutarlo a rallentare, magari anche in maniera inconsapevole, e quindi evitare che possa accelerare troppo e poi magari ritrovarsi in situazioni spiacevoli. Quindi obiettivo una convivenza più civile sulle strade. Assolutamente. Per tutti. Per tutti. Laura, noi ti ringraziamo e prima di salutarti vogliamo far vedere il vostro profilo di FIAB, dove appunto ci sono consigli per l'itinerario, comunque tutte le notizie legate alla bicicletta, alla federazione, insomma. Io vi ringrazio e veramente invito tutti a prendere la bici, utilizzarla per brevi spostamenti. Per chi invece volesse provare a intraprendere viaggi più lunghi può consultarci. Noi siamo più di 150 associazioni presenti su tutto il territorio, perché FIAB è una federazione di tante associazioni su tutto il territorio, quindi in quasi ogni città c'è un'associazione e lì possono fornirvi consigli, aiuti, possono portarvi a scoprire il territorio locale, possono aiutarvi a promuovere delle iniziative a favore della mobilità attiva. Quindi veramente cercate la vostra FIAB locale e insomma noi vi aspettiamo, ovviamente in bici. Grazie mille, grazie Laura mille. Russo, per essere stata con noi. Grazie.